Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi di cosa vi parlo? Un paio di anni fa, per un mio compleanno, dei miei amici mi hanno regalato questa collector di Sergio Leone e io l'ho amata perché all'interno di questa collector sono contenuti tutti e sette i film di Sergio Leone: Il Colosso di Rodi, la trilogia del dollaro e la trilogia del tempo. Beh, da lì Sergio Leone è diventato uno dei miei registi preferiti e quindi oggi cosa ho deciso di fare? Ho deciso di rendere pubblica la mia List su Sergio Leone. Sia chiaro, per me che amo Sergio Leone sono tutti film bellissimi, ma ho deciso di fare questa ranked giusto per spronarvi a vederli e a recuperarli tutti. Sergio Leone ha fatto 7 film: Il Colosso di Rodi, la trilogia del dollaro e quella del tempo. Nella trilogia del dollaro sono compresi Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto e cattivo. Mentre invece nella trilogia del tempo sono compresi C'era una volta il West, Giù la testa e C'era una volta in America, il capolavoro di Leone. Ma per me C'era una volta in America è davvero il miglior film di Leone? Beh, andiamo con la classifica. Al settimo posto troviamo Il Colosso di Rodi. Il Colosso di Rodi venne affidato a Leone perché Sergio Leone aveva la capacità di rendere unico un film nonostante il basso budget. Basti pensare che per Leone era naturale, dato che ha girato Per un pugno di dollari con lo stesso set, la stessa troupe e gran parte dello stesso cast di un altro film di produzione. Al sesto posto troviamo proprio Per un pugno di dollari. Per un pugno di dollari è la nascita dello spaghetti western. Leone fa un lavoro, prende lo spirito dei samurai che aveva portato Kurosawa nei Sette Samurai e lo trasporta in Italia, facendo comportare i protagonisti proprio come dei bulletti romani. E Per un pugno di dollari porta con sé molte prime volte, la prima volta di un'inquadratura del genere. La prima volta in cui il maestro Morricone e Leone hanno collaborato insieme e da lì in poi non si lasceranno mai più. Al quinto posto, Giù la testa. Giù la testa è il secondo film della trilogia del tempo strutturata da Leone e originalmente si doveva chiamare C'era una volta la rivoluzione. La dinamite, la voglia di rivoluzione e quel lato comico ed amaro della commedia italiana che Leone usa all'interno di quasi tutti i suoi film. Basta pensare al personaggio di Tuco nel Buono, il brutto e cattivo. E per Giù la testa Morricone compose una delle colonne sonore più comiche e drammatiche della sua carriera. Difatti il coro entra cantando nella colonna sonora il nome del protagonista, Sean Sean. Al quarto posto troviamo Per qualche dollaro in più. Beh, Per qualche dollaro in più è il secondo film della trilogia del dollaro girata da Leone. In questo secondo film entra a far parte della trilogia del dollaro l'Ivan Cliff, che poi vedremo anche nel Buono, il brutto e cattivo. Pensate che prima di scrivere Per qualche dollaro in più Leone ebbe una paralisi creativa e non riusciva a scrivere più nulla. Si buttò sui generi come il thriller, l'autobiografico, ma poi decise di tornare agli spaghetti western e scrivere Per qualche dollaro in più. Una curiosità che potete sapere su Per qualche dollaro in più è che all'aiuto regia c'era Fernando Di Leo, uno dei più importanti registi del noir e del poliziesco italiano. Al terzo posto troviamo Il buono, il brutto e cattivo. Beh, quanto è cattivo il cattivo e quanto è buono il buono. Leone ne fa una caratterizzazione quasi maniacale, costruendo alla perfezione questi caratteri. Il buono, il brutto e cattivo ha una fama che parla da sé. Basti pensare che migliaia di persone si ritrovano al cimitero di Sed Hill in Spagna, sul luogo dove i tre si sono sfidati nel triello. Al secondo posto C'era una volta in America. L'amicizia, l'amore, la vita, la morte e molto altro ancora. Perché C'era una volta in America non ha un vero e proprio genere, è tutto. E per questo è cinema allo stato puro. Al primo posto C'era una volta il West, l'apoteosi del western. Leone chiude definitivamente con questo film la pagina che il cinema aveva dedicato al genere western, regalandoci l'arrivo di Claudia Cardinale alla stazione sulla meravigliosa colonna sonora creata da Ennio Morricone. Leone spiazzò il pubblico donandoci un Henry Fonda come non si era mai visto in quegli anni. Immaginate Henry Fonda, che fino ad allora aveva portato in scena solamente personaggi positivi, ecco, vederlo improvvisamente uccidere un bambino fa di lui un antagonista di tutto rispetto. E ci sono mille altri motivi. Basti pensare alla meravigliosa storia di Armonica interpretata da Charles Bronson e alla sola sequenza iniziale del film.
Bene ragazzi, con questo ho concluso e spero che questa mia ranked vi ha fatto venire voglia di andare a rivedere o vedere i film diretti da questo maestro che è Sergio Leone. Detto questo, vi ringrazio per aver seguito il video, continuate a seguirmi, iscrivetevi al canale e mi trovate anche sui social, Instagram, TikTok, sono lì. Ciao!